5 novembre non è una data come tutte le altre, è una data in cui possiamo scegliere la persona che identifichiamo possa cambiare un sistema paese che è allo sbando, un sistema paese Italia che è in condizioni di gravissima difficoltà economica, ma ancor più grave difficoltà morale. Ecco, la motivazione per cui mi sono candidata è quella di riuscire ad essere utile al mio paese, e per essere utile dobbiamo prima di tutto cambiare la politica, renderla molto più chiara, molto più trasparente e molto più sobria. Una politica onesta deve cominciare da se stessa, e quindi se noi siamo capaci di cambiare il paese dobbiamo prima di tutto dimostrare di essere capaci di cambiare la classe politica. Dall'altra dobbiamo anche pensare a quale politica di sviluppo per questo paese. Abbiamo troppi giovani che non lavorano, troppe donne che sono sotto la soglia di povertà perché nella loro famiglia non c'è nessuna possibilità per loro di occupazione. Ebbene, tutto questo ha a che vedere con le politiche che faremo per questo nostro paese, e quindi non è un caso che io inserisco al primo punto all'ordine del giorno del mio programma sia la green che la blue economy, perché ormai tutti i trattati internazionali, tutte le analisi delle commissioni europee, lo stesso Ministero per l'Ambiente italiano, la stessa Confindustria, la recentissima giornata che c'è stata a Rimini, dove si è appunto lavorato nel grande forum appunto della qualità ambientale, si è reso evidente il fatto che l'ambiente oggi è lavoro ed è una priorità per l'Italia. L'Italia che paga lo scotto di non avere materie prime, che paga lo scotto di non avere fonti fossili e che paga l'energia il 30% in più degli altri paesi. Noi dobbiamo intervenire lì, mettere in luce politiche di innovazione, di creatività, di crescita, di qualità del prodotto, di recupero della materia prima, insomma tutto quello che ha a che fare con città intelligenti, con la possibilità di lavorare bene sulla mobilità sostenibile e perciò fare da una parte welfare, quindi sociale, e dall'altra ridurre i costi delle famiglie. E poi tutto il mondo della bellezza. L'Italia è il paese più bello del mondo. Bene, l'abbiamo dimenticato. Sono 10 anni che non facciamo nulla perché effettivamente quei beni che sono, come dire, il riferimento mondiale, insomma, i nostri monumenti, la nostra architettura, l'archeologia, i beni artistici, anche la musica, le arti, tutto quello che abbiamo in questo paese lo dobbiamo rendere fruibile. Non possiamo più pensare di avere zone come Pompei che cadono a pezzi, i bronzi di Riace che sono messi in orizzontale in Consiglio regionale a Reggio Calabria, insomma l'incuria, l'abbandono, il paesaggio che non viene considerato. Tutto questo ha a che fare con politiche di intervento finalizzate a valorizzare il territorio. L'unica grande opera pubblica che intendo portare avanti dal 2013 al 2018 sarà quella che investe in sicurezza del territorio. Un grande piano per la messa in sicurezza del territorio vuol dire lavoro, vuol dire non piangere più i nostri morti, vuol dire non andare con il cappello in mano ogni volta a Bruxelles quando capitano le tragedie, ma vuol dire anche mettere in moto un nuovo piano antisismico che preveda la deducibilità fiscale per tutto quello che si può fare per intervenire, per dare solidità ai nostri edifici al fine appunto di non trovarsi con i morti e con i feriti e con i danni che nessuno ci paga. Dall'altra ancora una pubblica amministrazione. Ecco, io sulla pubblica amministrazione ho delle idee molto precise. Voglio che si lavori con una pubblica amministrazione a 30 giorni in grado di fornire le risposte, con processi informatici trasparenti, con l'obiettivo di passare dal 20% dei colloqui informatici con la pubblica amministrazione ad almeno il 70%, perché i paesi europei che stanno resistendo di più alla crisi sono anche i paesi europei dove si è investito di più in informatica, perché l'informatica rende trasparenti le procedure, impedisce la corruzione. A volte si parla di illegalità in questo paese, i processi informatici sono gli elementi fondanti che impediscono la corruzione, perché quando tu le cose le fai alla luce del sole e tutto è leggibile, diventa impossibile praticamente mettere in campo concussione e corruzione. Quindi liberiamo l'Italia facendo le politiche che servono, alleggeriamo lo Stato, rendiamo fiducioso il rapporto tra cittadino, imprese e istituzioni pubbliche.
ritorniamo ad avere quel paese giusto, insomma, che ci meritiamo, e soprattutto quel paese a questo punto liberato da interessi altri, un paese che guarda al futuro, non solo all'oggi, che guarda ai nostri figli, che mette in moto capacità di lavoro per loro e che è in grado di parlare al resto d'Europa con la schiena dritta e con un indirizzo comune verso il futuro.